Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Baldo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Buongiorno Mimmo, eccoci, come eccoci stai? Un trionfo, direi. Un trionfo. Mimmo, ti devo chiedere una cortesia. Ma, fatte vediamo, conto. Vediamo. Mi dovresti fare Munci. Mi coglie un po' in preparation perché lo spagnolo non è il mio forte. Ah, parliamo quindi italiano, come parleresti la Magliana? Andare in palestra. Il Munci da Magliana, dai. Dai, dai. No. Che oh. Allora, mi bussate, fa squillare il telefono. Senti che telefono c'è. Che suoneria abbiamo questa? Hola. Come lava. Come lava. Se, ne fate proprio a fare i seri. Monci, buongiorno. Siamo quasi alla vigilia di una partita fondamentale. Monci, buongiorno, sono Abramovic. Buongiorno Abramovic, come stai? Le vorrei offrire un sessantino per Nainggolan. Ah, però. E chi le ha dato il mio numero, scusi? Baldissoni, è l'unico che venne. Clarence, devi essere preciso. Hai sentito come sei risentito con l'Inter? Come... Vabbè, però questi sono personaggi. A parte. Andiamo. Dai, fuffa. Okay, buongiorno, Clarence mi ha dato il suo numero, sì. Signor Munci. Noi avremo un sessantello per Nainggolan. Sì. Solo un sessantello? Ti è piaciuto? Solo un sessantello per dire, non è che te puoi fare il prezzo a Chicco, semmai il prezzo lo facciamo noi, qualora noi entrassimo nell'ordine di idee, eccetera, eccetera, capito? Perché lo sa, signor Abramovic, che cosa c'è? Che c'è l'Inter che me ne offre qualcosetta di più, capito? Ma noi non siamo disposti a fare aste, insomma, un sessantello non mi sembra, e comunque ci risentiamo. Facciamo una cosa, risentiamo, Merisoni, un attimo. Hola. Eccoci. Buongiorno, sono dell'Ausilio. Dell'Ausilio, sì. Che è un uomo di De Laurentiis. E ci avrei un 35 per Manolas. Ma attenzione, non c'è il cartello vendersi sui nostri giocatori. Ma quello già ce l'ha detto Clarence. Ho capito, però io so Clarence in questo momento nelle vesti di Monchi. Va bene, ci risentiamo. Grazie. Jobi, Joba. No, pensavo questa era la nuova suoneria. Hola. Chi è? Beh, good morning. Oh, good morning. So il Liverpool. How are you? Semi Beatles. Ci avevamo un trentino per Salah. Cioè, tutti. Excuse me, Mr. Liverpool. But Roma is not a club that vende. Perché capito, lo spagnolo le fa un po' italiano, un po' sì, il polilingua. Sell, to sell. Noi non svendiamo i nostri giocatori. Ma uno per Gerson, niente. Però Madonna. Allora, se ne va Spalletti, se fa sta polemica Baldo. 60 e 35 fanno? Mi sembra 95. E 30? 125? Mo mi fai la squadra con 125, signor Monci, per ecco, quindi cioè, questo è l'imbocco per il signor Monci, quindi. Cioè, visto che sei così bravo, te do una piotta e 25, beh, fammi la squadra. Oh, aspetta, una piotta e 25 e dalla television non viene niente e dalla Champions non viene niente. Aspetta, prima fammi vincere con Genoa, amico, poi dopo ne riparliamo. Hai ragione. Comunque una piotta e 25 ci prendo Higuain e Pjanic. Eh no, sono quelli, oh, i soldi sono stati quelli lì. Ma non, allora vedi, Munci, allora vedi, non hai capito la politica della società. No, ho capito. Cioè, ti spiego perché. 25, una piotta, mettiamo a bilancio e 25. No, non mi devi piangere un giocatore da 90, perché sennò gli devi dare 7 milioni. Mi devi piangere. Sì? 5 giocatori da 25. Esattamente, questo lo diceva, tu ricordi come si chiamava? Rudy Garcia, no? Io non voglio un attaccante da 25 gol, ma ne voglio 5 da 25, ti ricordi Gabriele? Come no? Poi il Diego che fa 39 gol, dice che fai? Che gli fa? Butti via a carcere? Capito quindi come deve essere tante volte, è sempre tutto molto relativo. Oh, 5 giocatori da 25 milioni, ma fai un squadrone mi? Con quello che ti rimane? Beh, tanta roba. Tu hai perso quindi Manolas, sì. Salah e Nainggolan. Diciamo che hai perso tantino pure. Essere cattivo, Manolas te lo sostituisco. No? Non sì, con una certa facilità, però insomma te lo sostituisco, come hai sostituito Marquinhos, come ti hai sostituito Benatia. Come hai sostituito tutti questi, no? Che casualmente difensore centrale. Nainggolan diventa sinceramente Nainggolan più difficile. Mi sembra un po' un centrocampista da 11 gol, almeno fino adesso, diventa veramente difficile. Sicuramente adesso Ubaldo, no, non so se sarà d'accordo, ma il miglior centrocampista italiano credo in questo campionato, no? Anche a confronto di io vedo che ogni tanto su schifano tutte le classifiche dove è complicato sempre trovare qualcosa tinto di giallo e rosso e Nainggolan ci sta sempre. Le cose sono due, mi fanno pure pensare, una ce lo mettono perché devono
come posso dire, tirare il volatone a qualcuno, oppure perché davvero Nainggolan è bravo, capisci? No, perché è bravo, perché è bravo. Lo parla, no, lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni. Però scusa, bravi, mica lo dicono, Monci, dicono quelli che gli parla loro. Monci, che c'hai Baldissoni lì vicino, per favore? No, I'm sorry, but I am alone. Allora scusi un attimo che richiamiamo Baldissoni. Va bene. Ciao, Deda. Sì, che abbiamo chiamato Venditti? Per quanto è da Roma, Baldissoni. Antonio sta peggiorando. Sì, sì, beh, ma Mauro, c'è la malattia in corso. È vero. Mauro, Arricchia, io mi chiamo Mimmo. Ma non sei Baldissoni? Gli piacerebbe, Mauro. Gli piacerebbe. Oh, ma se te risponde questo Mauro, se vede che te lo risponde. Oh. Ho capito, ma là si parla con la comunicazione. Sei da Lazio, capito? E non va lì, dai. Che ne so, fame Jim. Ah, e che ne sa lui, amico? Jim, glielo dicono da Londra. Dicono. Sì, ma a fare concluso. Tutto. Perché tu pensi che Jim può dire sì o no? Ma fate conto, dimmi una cosa, tante volte ci la Roma sentiamo dovesse... domani. No. Ah no, scusa. Fate conto, tante volte a Roma dovesse via Eusebio Di Francesco, no? Ami, sì, sta cosa non la dici te, che la dici da tre mesi, ma chi ce la dice? No. Qui l'unico che parla con Eusebio sei te. Fate conto che Eusebio Luca Di Francesco viene a allenare a Roma, no? Che t'ha detto a te, ok, mi? Tu adesso fammi dire, ma chi lo pia? Monci, Baldini, Baldi, Baldissoni, chi lo pia? Chi lo pia? Baldini lo fa prendere a Monci. Monci sei un grande, sì. Perché Monci in secondo piccià? Benissimo. E se la Roma pia Emery, chi lo pia? Baldini o Monci? Monci. E noi che siamo sperati, ca? Che, oh, allora parla Monci. Lo scudo, noi partiamo da un presupposto che abbiamo preso, sì, il miglior direttore sportivo, che l'unico in grado di sostenere, perché io sono convinto che anche l'altro lo fosse molto. Però insomma, tu sai che un pochino prima dell'avvento di Sabatini all'Inter era così, adesso un pochino la fama di Monci è già stata oscurata, non si sa bene perché, perlomeno in città, e poi fate come vi pare. Ha ripreso, no? Ripreso quota Sabatini? Beh, certo, perché l'erba del vicino è sempre più verde, no? E allora come se salvamo, mi? In che senso? Da che da cosa? Da sta roba, come se salvamo? Quale delle tante riccante segue che ce ne stanno miato? Nel senso, io stamattina ho letto una prima pagina che diceva, chiaramente non era qui a Roma, era, no, cioè un giornale che evidentemente, sì, ha due uscite. Sì, due edizioni. Sì. Due edizioni, sì, perfetto. E Milan da paura. Sì. Se io sono il tifoso del Milan, che cosa faccio stamattina? Impazzisco dalla felicità. Certo. Morata, Musacchio, Nainggolan. Rodriguez. No, Nainggolan è dall'altra parte, all'Inter. Invece Milan da... Ah, vedi? No, perché avevo letto che c'era stato un grande interesse rosso-nero nei confronti di Nainggolan, che poi piace a tutti ovviamente, no? Ma piace pure a Roma, non capisco perché. A me dà molto fastidio che insomma i giocatori di Roma piacciano, mi dà fastidio perché uno dovrebbe essere un po' geloso dei suoi giocatori della Roma. Sono d'accordo con te, un po' come la storia che bella moglie, che non sei contento che fanno i complimenti. No, tu, bravo, cioè, nel bravissimo, senso, okay, famodi a me. Okay. Quindi che tutti i giocatori della Roma siano così nel mirino di tanti altri club, io non dico altri grandi club o grandi club, perché per me la Roma è un grande club, ok? Quindi mi fa ridere quando dico non è nel mirino dei più grandi club, a Roma sta fra quelli, pure se non vince da 8 anni. Però sta lì, te lo dicono i numeri, te lo dimostra la sua storia. Non capisco perché, oppure lo capisco, però non può essere che la Roma... Allora, andiamo a vedere la Roma chi ha venduto negli ultimi anni, no? Perché ogni anno sembra che la Roma sta venne tutti e tutto. Riccardo, tu correggimi se sbaglio. Baldo, sì, se ci sei, batti un colpo. Poi lo scorso anno doveva vendere Rudiger, Manolas, Nainggolan, alla fine è venuto Pjanic, ok? Ma poi è avvenuto o no? Ha saputo niente di... Ma da come si sa, si dice, hai capito? De sotto, de sopra, comunque i soldi sono entrati, è quella la cosa più importante. L'anno prima doveva essere venuto quello, quell'altro, de sotto, de sopra. A me non mi sembra che è successo tutto questo. Faccio un pochino fatica a pensare che la Roma quest'anno venda Nainggolan, Manolas, Salah, Rudiger, Strootman, cioè non, il passato mi porta a non credere che questo accadrà. Che forse, probabilmente, farete come pare, un pezzo da 90 o da 60 come dici te, Riccardo, verrà ceduto. Questo fa parte un pochettino della storia recente della Roma, che si è sempre mossa così e probabilmente deve fare così. Però che la squadra venga smontata, smantellata,
smandrappata, distrutta, eccetera eccetera, questo proprio non ci credo, non ci credo, anche se deve passare il progetto giovani, se dovremo ridurre il monte ingaggi, se abbiamo un allenatore per questo, quest'altro e quest'altro motivo, però non è che pie butti tutto, che fai, ricominci da capo? Non mi sembra. Tu c'hai una perché buona sarebbe parte. Rivoluzione vendere tre giocatori così, mi? Eh beh, se tu vendi Manolas, Salah e come si chiama? E Nainggolan, oppure vendi Nainggolan, Strootman e Salah, oppure Nainggolan, Manolas e Strootman. Insomma, se giri intorno a Sino, che poi sono cinque, che so, te li faccio, Nainggolan, Strootman, Manolas, Rudiger e Salah, questi sono i cinque, no? Quelli che ci puoi fare i soldi veri, ok? Però mi scusa, se tu ne vendi tre di questi, mi sembra che gli dà una bella bastonatella. Sì, gli dà una bella bastonatella. Sì. Però il fatto squadra che vince non si non tocca, si perché cambia, questi certo. giocatori qua non ti sono serviti lo stesso. Assolutamente niente, questo è vero, però intanto hai creato una base solida in campionato. Allora quindi devi andare a lavorare intorno a questi. Io ti dico, volevo finire una cosa, scusami, se la Roma, come ci auguriamo tutti, dovesse arrivare seconda, arriva seconda, manco tanto lontano, dalla squadra che vince lo scudetto da 6 anni di fila e da 3 anni di fila vince la Coppa Italia e che fa la seconda finale di Champions League negli ultimi 3 anni. Ok? Quindi in campionato arrivare seconda alle spalle di una squadra così non è una ignominia, si dice così, Gabriele? Sì. Esatto, non hai vinto niente, eh? Non hai vinto niente. Però sarebbe una donna bassa nel, no, esattamente, nel calcio, nel calcio vinceva soltanto, vado proprio via delle frasi fatte un pochino banalotte, e se tu arrivi dietro questa squadra secondo me hai fatto un buon campionato, parlo di campionato e non parlo di stagione perché le coppe, esattamente, quanto vi ero duso, diciamo, io vedere la finale Manchester Ajax. Tra l'altro Mimmo ci potevi competere? Mourinho non c'ha per niente culto di se stesso, andava in giro a fare 4-4-4 ho capito, ho capito. Mourinho fa come pare. Mourinho in un anno in cui viene detto che il Manchester United non gliela fa manca arrivare secondo, come invece siamo arrivati o stiamo cercando di arrivare secondi noi, te porta a casa l'Europa League, la Sheffield di là, come si chiama, che non mi ricordo, e la Coppa de Lega, capito? La Community Shield, la Coppa di Lega e l'Europa League, che non mi pare poco, pure se non arrivi secondo in Premier. Comunque queste sono altre faccende, ma poi ne parleremo quando sarà il momento. Intanto tu c'hai una squadra buona, secondo me la devi migliorare, la puoi migliorare. Mimmo, perdonami se ti interrompo perché c'è un post di Francesco Totti su Facebook. Ecco fatto. Ci siamo, andiamo in diretta. Francesco Totti in diretta su Facebook. Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l'ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me, sempre. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa. È una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla, mai. Da lunedì sono pronto a ripartire, sono pronto per una nuova sfida. Ricca, ci sentiamo tra un po'? No, nulla di... qualcuno ti aveva detto, guarda che da qui a domenica succederanno un po' di cose, qualcuno parlerà, qualcuno dirà, o non era così? Sì, sì, qualcuno okay. mi aveva detto. Ci risentiamo, dai. Tra 2 minuti. Vai. Oggi è tapprello del Bonini, col gran Fulvio Benellini, che da scuola l'Argentina... Mimo! Eccolo, eccoci qua. Sarà ancora un pochino più difficile parlare di Roma-Genova adesso? Beh, insomma, innanzitutto dobbiamo cercare di interpretare quello che è questo post di Francesco, insomma. Le prime parole mi sembrano abbastanza chiare, quando lui dice potrò indossare la maglia della Roma, mi pare evidente il riferimento sia al fatto che non la indosserà ma potrò indossare, quindi qualcuno gliela farà indossare, questo mi sembra un segnale chiaro. E poi io non ho capito francamente se voi avete già avuto modo, ma insomma sono pronto per una nuova sfida. L'abbiamo in letto campo, insieme a te. Una nuova avventura. Fuori. Una nuova avventura, Mimmo. Cioè, una nuova avventura anche fuori dal campo, che si ne puoi sapere? Pure pensare che... Tu puoi pensare tutto. No, però lui fa una cosa sul pallone che... Posso rileggerlo, Mimmo? Vai. Tralasciando la parte iniziale, dai. Sì. Vabbè, però comunque l'ultima volta che potrò indossare, sì, questo, è vabbè, chiaro, non è una chiaro. Notizia, lo Gabriele, sapevamo. È chiaro. No, certo, però certo. È diverso, cioè cogli vabbè, certo sfumatura. Potrò perché non cogli me la fanno la più indossare, bravo, chiaramente. Certo. Ma questo vai. L'abbiamo sempre detto, vabbè, che non che, però insomma, io sto parlando, l'abbiamo detto noi. Smettere. Se lo dice Totti, okay. Da un punto di vista cronistico, tu devi rimarcare che l'ha detto Totti, no? Sento solo che il mio amore per il calcio non passa, è una passione, la mia passione è talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla, mai. Da lunedì sono pronto a ripartire, sono pronto per una nuova sfida. Esattamente.
parlava di avventura prima, possibile che ha cambiato? No, passione. Okay. No, è la sfida, la puoi interpretare, tu vuoi fare delle ipotesi, la prima cosa che ti viene in mente, non smetto di giocare, vado a giocare da un'altra parte. Ma non ho la sfida, può essere anche fuori dal campo. Ma infatti quello io pensavo. E quindi adesso dobbiamo ancora capire bene quello che lui ha in mente. Insomma, non, mi sembra un messaggio molto criptico, molto scritto con il tentativo di far capire, ma far capire fino a un certo punto. Perlomeno questo è il mio punto di vista. Cioè, lui non è dice io continuo a giocare. Ha detto sono pronto per una nuova sfida. Ah, guarda, adesso anche Sky. Poi dopo. Sky, sono arrivati. Sono arrivati 20 così... minuti dopo te, Gabriele. Lascia perdere, dai. Mannaggia. Vai tranquillo. No, qua bisogna ringraziare Francesco Fernandello, che era in redazione e ha fatto questo tipo di lavoro. Tranquilli. Io ringrazio altri. Comunque, va bene aver detto tutto, però io non c'ho certezze. Ubaldo, tu che deduci? No, io aspetto solo le dichiarazioni. Questo è un comunicato, mi sembra molto stringato, in cui si può capire tutto e anche il contrario di tutto. Infatti. Giusto, Ricca? Sì. Quindi non interpreto nulla. Insomma, io. L'unica notizia vera che lui ha detto è che domenica è la sua ultima partita da giocatore della Roma. Questa è una cosa che sapevamo praticamente tutti, mancava che lo dicesse lui, l'ha detto lui. Perfetto. Poi il futuro... Il futuro però io non l'ho capito quale sarà. Pronto per una nuova sfida? La sfida qual è? Dentro il campo? Può essere. Fuori dal campo? Può essere. Erika? Io sto cercando di capire proprio. Infatti cercheremo di capire piano piano. Sarà nostro dovere, il dovere di chi fa questo mestiere, di chi segue la Roma, capire cosa c'è dietro queste parole. Piano piano. Adesso non è che possiamo improvvisamente sapere tutto un minuto dopo che è uscito il comunicato. Ne stiamo parlando, stiamo ragionando e siamo venuti ad una conclusione tutti e quattro che siamo qui, no? A farci questa chiacchierata. A, che lui ha detto io smetto con la Roma e poi ha detto sono pronto per una nuova sfida da lunedì. Chissà che significa, questo lo sa soltanto lui, ma lo capiremo piano piano. Per il momento non è chiaro, per il momento. Vabbè, non è che è finito tu il mondo, insomma. No, vedo Riccardo qui. Mimmo, no, però Ubaldo, questa è una notizia che comunque un pochino no, ti lascia, come ti posso dire, la voglia di capire subito che cosa certo. C'è. Questa è la cosa. Se vuoi stare sulla notizia. Cioè, la passione giornalistica nasce anche da queste cose. Sì, vabbè, ma mo che succede? Non so come spiegarlo. Ma certo, la curiosità. La curiosità è quello che smuove tutto, cioè capire... perché è stato scritto in questo modo, cosa c'è scritto dietro, quale sarà il suo reale futuro, ma tanto lo scopriremo piano piano. Mimmo, ti chiedo scusa, un personaggio del livello di Francesco Totti, sì. Che io credo che a livello mondiale valga, chi sono i più grandi, Beckham, certo. Più, anche di più. Scrive da solo sul proprio... No, assolutamente. Come si chiamano quelli, gli spin doctor? Sì, diciamo. Anche. Diciamo, possiamo dire così, qualcuno al quale si affida per poter trovare anche talvolta le parole giuste, ma è anche corretto così, cioè, non, lo fanno tutti, anche i capi di Stato, Riccardo, i presidenti dei governi, lo fanno tutti, non è che si mettono lì a scrivere loro le cose, c'hanno uno staff. Perché mi facevi questa domanda? Perché pensi che non è farina del suo sacco? Anche chi scrive al posto suo può scrivere solo, cioè magari lo sviluppa il pensiero, ma il pensiero è il suo, no? Ma non credo che questa sia una cosa uscita senza che lui l'abbia letta e riletta mille volte e abbia dato l'ok, no? Anche qualora non l'avesse scritta lui, come io credo, insomma. Però le parole sono... La passione è talmente profonda che non posso smettere di alimentarla, non posso pensare di smettere di alimentare questa passione, mai, però mai vuol dire pure a 60-70 anni se è mai, capisci? Senti, questo post è a 17 minuti, giusto? Quindi vuol dire che è stato pubblicato 17 minuti fa? Sì, mi fido, sì. No, è scritto qua sullo sito. Non posso controllare. Allora, io più che altro 10, domando quando c'è sta roba, io sono veramente poco pratico. E quindi è un pensiero del momento. Non ti capisco, Riccardo, scusa. Cioè, l'avrà fatto stamattina, immagino. Avranno deciso di pubblicarla a quest'ora perché sapevano che a quest'ora a Teleradio Stereo si parlava di lui e adesso sono esagerato ovviamente, no? Proprio perché per trovare forse il momento
momento più di che ne so, tu sai che per esempio tante volte le notizie, le cose, no, non ti parlo di calcio Riccardo, vengono date in concomitanza con i grandi delle giornate della sera delle 8, no? Per cui, e allora anche nella distribuzione di un'eventuale notizia di questo calibro viene scelta l'ora, perché magari è l'ora della pausa dove la gente può stare più sui social a vedere, a controllare, magari c'è un impatto superiore, penso, non lo so. No, Sky dormivano, su questo c'è manco un dubbio, ma quello è il problema loro, a noi non ce deve interessare, tanto per dirne una, insomma. Senti, Mimmo, no, sei. Chiaramente io non sto mai col telefono in studio, proprio mai in questo momento. Però adesso ti tocca prendere il telefono. E beh, sto col telefono. Vai, dai. Tanto è arrivato un pullman, mi devo scansare. Sì, se ci fai parcheggiare. Due minuti io mi ritrovo. Va benissimo. Mimmo, eccoci qua. Brillava sto telefono? Niente di che. Una rispostina ce l'ho avuta. Pensa che tante telefonate che abbiamo fatto stamattina abbiamo chiamato Abramovic, Monci, cose. Se siamo scordati quella più importante. Mannaggia. Dimmi un po' sta telefonatina. Ma no. Non me lo dì a me, per gli ascoltatori ovviamente. In teoria era già pronto ieri. Vabbè, adesso conta poco, dai. Sì, dammi retta. Però l'interpretazione non è così facile per nessuno. Bravo, vedi. È stato fatto allora ad arte, un po' criptico? Ma insomma, non lo so. Io so per la chiarezza in tutte le cose. Se devo dire una cosa la dico, se ne la devo dire, ma la tengo, non è che faccio i trucchi per dirla o non dirla, no? Questa mi è sembrata un po' criptica. Come vorrei ma non posto, come direbbe quell'amichetto tuo, Gabriele, giusto? Sì. Credo che, guarda, insomma, qui siamo in parecchi e nessuno ha capito, ha saputo dare una risposta certa alle sue parole. Poi piano piano lo scopriremo. Ma insomma, adesso, quanti sono? 23, 24 minuti che è uscito questo posto? Saranno quelli più o meno. Ti posso dire che sta facendo, o forse battendo tutti i record di click sul nostro sito, quindi su messaggero.it, quindi è chiaro che la notizia, Riccardo, è una notizia che tira tanto. Anche se non ha detto, abbiamo detto che non ha detto niente, però tira comunque il fatto che lui... comunque la notizia lui l'ha data, una se non altro l'ha data, cioè domenica sarà la mia ultima partita con la Roma. Beh, l'ha data prima a Roma, Ti sto dicendo, Ricca, lui non l'aveva mai detto, cioè un conto se lo dice Monchi, un conto se lo dice il giocatore, lui non l'ha mai detto, tutti aspettiamo, non cambia niente, io sto parlando giornalisticamente, non cambia niente, siccome tutti dicevano, io aspetto che parli Totti, oggi Totti ha detto che sarà la sua ultima partita con la Roma, l'ha detto, prima non l'ha mai detto. Giornalisticamente questa è una notizia vecchia, perché l'aveva detto la Roma, benissimo, però l'aveva detto la Roma, non l'aveva detto Totti, non so se... Se sì, mi spiego. No, questo qui esatto, l'avevo capito. È come se vorrei cercare di portare un paragone che sia per me comprensibile, che sia comprensibile per me, forse lo è anche per gli altri, visto il mio grado di intelligenza. Tu mi dici oggi, Ari, non intervengo più alla radio. E io domani vengo qua e dico, vedevo di una cosa, Mimmo non interviene più alla radio. Ha detto no, beh, non so due cose così, dai. No, semmai, diciamo così, se tu avessi detto nei giorni scorsi Mimmo non interverrà più nella radio, io stavo zitto, era un conto. Poi dopo io arrivo e dico, Ricca, oggi, domani, tra un mese è il mio ultimo giorno, la mia ultima intervento, è un'altra cosa se mi permetti. Ma comunque non cambia la sostanza, cioè la sostanza si sapeva che Totti avrebbe giocato l'ultima partita, perché lo diceva la Roma, perché c'era un contratto che diceva questa cosa qui, tutti aspettavamo che lui dicesse qualche cosa, l'ha detta in riferimento a quella cosa lì e non ha detto nient'altro, perlomeno fino adesso non ci abbiamo capito nessuno nulla su quello che succederà poi. Io l'avventura la posso vedere pure, le nuove sfide, la posso pure vedere fuori dal campo, perché no? Perché non è una nuova sfida mettersi a fare, che ne so, il dirigente? Perché no? Bisogna avere un pochino di pazienza, Ricca. Ma quando dice potrò indossare, non dice questa frase, potrò indossare. Come non? Non potrò indossare più la maglia della Roma. L'ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. Esattamente. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me, sempre. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa.
Quindi dicendo questa cosa, può fare il direttore sportivo Parma, no, perché beh, sempre però calcio fa, però fa pensare che possa prendere, sì, però certo, leggendola così può far pensare che prenda un'altra strada, proprio di che un'altra, ha voglia di giocare ancora. Oh. Sì. Può essere perché, perché dice è impossibile esprimere in poche parole quello che io questi colori rappresentano per me. Mm-hmm. Non c'è un però, quindi non c'è un'avversativa. Attenzione. Però dice sento solo che il mio amore per il calcio non passa. Capito? È una passione, la mia passione, talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla, mai. Da lunedì sono pronto a ripartire. Io ti potrei dire, però non dice il calcio giocato. No, certo. Lo vedi, quindi sì, tu però dicendo sì, questi colori rappresentano questa cosa che per me. Sento solo, cioè, capito? C'è proprio non c'è un però, è un comunicato scritto bene. Da paraculo dici te? Per farci stare qui da mezz'ora a parlare solo di quello. Sì. E questo si farà. Perché se lui avesse scritto però, sento solo, essendo prima avversativa. Io però sto curioso. Vabbè, ma che c'entra che lo c'è un motivo? Perché non c'entra niente, Riccardo? No, infatti, Mimmo, c'è un motivo perché dimmi un modo, dimmi. No, non lo so, così a livello informale ci sarà un motivo perché è uscito adesso questo, in questa maniera, in questo modo. No, te l'ho detto prima, forse perché questo è un orario in cui tanta gente fa la pausa pranzo, tanta gente non lavora, ha la possibilità di essere più davanti al televisore, a sentire la radio, magari a, beh, a non seguire. Ha, credo che Francesco non ha bisogno di un no, orario. Però magari torna a ripetere certe cose. Passano anche magari sopra la testa del personaggio se c'ha uno staff che gli cura quella cosa lì. Mi sono spiegato, Ubaldo? Sì, sì. E allora? Facilissimo. Facilissimo. Però insomma, mo capiremo, no? Mo beh, capiremo, sì. Non è molto italiano. Adesso capiremo. Però poi piano piano capiremo, Ricca, vedrai. Però era soltanto abbastanza scontato. Lunedì si diceva, vedrai che da qui a domenica verranno fuori un po' di cose. Pomeriggio, buffo, ed è arrivato l'Inter che annuncia Spalletti. Piano piano di giovedì arriva anche Totti che parla, la partita è lontana, quindi qualcuno spero riprenda a pensare a Roma-Genoa, che sarà ora, abbiamo la certezza, l'ultima di Spalletti e anche l'ultima di Totti, e l'unica cosa che conta è portare a casa i tre punti, poi quello che succederà da lunedì, nuove sfide, nuove avventure. Allora, andando a interpretazione, no, Mimmo? Sì. L'ultima volta in cui potrò indossare, sì, la maglia è tipo che me lo permette, no? Esatto, se no diceva indosserò. Dicendo. Potrò significa che qualcuno mi dà il potere di farlo, esagerando, sì, sì, un pochino, il permesso di farlo. Potrò indossare. Potrò perché c'è un contratto che scade e non potrò più farlo. Può essere pure il tempo quello. Ho capito, vabbè. Cioè, sì, no, essere, mi sto cercando. Sto cercando Può essere tutto, Riccardo. Può essere tutto. Se no, allora, questi fini dicitori dei comunicati, perché non hanno scritto noi, beh, l'ultima volta che indosserò? Vabbè, comunque, non cambia la sostanza, credimi. No, no, cambia. Come non cambia? E come cambia? Ah. Perché tu pensi che Totti è contento? È passato per la testa che lui fosse contento di questa situazione? O che sia contento di questa situazione? Di come ha vissuto l'ultimo anno? No, dai, non si prendiamo in giro, no? Non ci prendiamo in giro. E poi lui può aver fatto degli errori, può aver fatto il bravo, alternando cose positive e altre negative, ma insomma, non credo che l'abbia vissuto bene. Poi ognuno vive come gli pare, diciamo così, no? Fate conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao, 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 Mimmo. Ciao, 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 ciao. La, la, la.